Dio, deve venire 50 milioni di euro, non ne posso più, accidenta vecchia chi l'ha creato quel giorno. Non mi sopporto più, né voi e né Nicole, capito? Sta brava un pochino, stai ferma! Una drammatica storia che aveva scosso l'opinione pubblica, botte, schiaffi ed insulti ad anziani allettati incapaci di difendersi. Adesso la vicenda dell'ospizio degli orrori a Castel San Nicolò in Casentino è tornata dentro le aule di un tribunale per l'udienza preliminare. 6 casentinesi, un uomo e 5 donne, tutti operatori sociosanitari sul banco degli imputati. Per loro l'accusa è quella di maltrattamenti nei confronti degli ospiti della residenza. Due famiglie delle vittime hanno oggi chiesto di potersi costituire parte civile nel procedimento, chiedendo poi anche di chiamare in causa come responsabili civili l'Unione dei Comuni e la cooperativa che gestiva il servizio della RSA. La prossima udienza è stata fissata per il 4 giugno, quando di fronte al GIP Fabio Lombardo si entrerà nel vivo della vicenda. Il caso venne alla luce nell'aprile 2018, quando i 6 operatori furono immortalati dalle telecamere nascoste piazzate dai carabinieri all'interno della struttura mentre picchiavano ed insultavano gli anziani ospiti. Queste le parole che una delle operatrici aveva rilasciato ai nostri microfoni. Siamo stressati, siamo molto, molto provati e niente giustifica questo che abbiamo fatto. Comunque chiediamo scusa a tutti, alle famiglie e principalmente agli anziani.